Richiesta di scarcerazione respinta, resta in carcere Ercole Incalza, il super mandarino delle grandi opere arrestato la settimana scorsa per corruzione su mandato della Procura di Firenze. Secondo il GIP, i motivi che hanno portato all'arresto del super dirigente del Ministero Infrastrutture non sono venuti meno. I difensori valutano adesso il ricorso al Tribunale del riesame. Stiamo parlando di un'accusa di corruzione senza che ci siano i soldi, dicono. Ma la posizione del dirigente Super Inox, rimasto per circa 20 anni nella stanza dei bottoni del Ministero, non sembra alleggerirsi. Il quadro indiziario si è ulteriormente aggravato, scrive il GIP, e sarebbero spuntati pure i soldi. Durante una perquisizione nella sede della Greenfield, società che secondo gli inquirenti veniva utilizzata per far arrivare ad Incalza le mazzette, sono spuntate due buste nascoste dietro alcuni libri. Poca cosa, 2.110 euro in contanti, ma insieme al denaro c'era anche un appunto da cui si evince, scrive il GIP, che la somma ammontava in totale a 53.000 euro, soldi che secondo il giudice sarebbero frutto di versamenti occulti a favore dell'ex capo della struttura di missione del Ministero. Dallo stesso pozzo nero dell'inchiesta fiorentina è venuto fuori un capitolo che passa per la capitale, l'appalto della metro C, di cui fino al suo arresto aveva la direzione dei lavori l'imprenditore Stefano Perotti, sodale braccio destro di Incalza. Una specie di fabbrica di San Pietro, la terza metro di Roma, i cui costi di realizzazione sono lievitati di oltre 90 milioni di euro. L'appalto interessava a Perotti, tanto che in un'intercettazione, quando un suo collaboratore gli propone di togliere dall'elenco dei funzionari pubblici destinatari di una bottiglia di champagne, quello della metro C, lui risponde che non è opportuno. Io non lo leverei, dice Perotti, secondo me conviene tenerseli buoni questi. La procura della capitale ha aperto un fascicolo metro C per abuso d'ufficio insieme a Incalza. Risulta indagato l'assessore alla mobilità del comune di Roma, Guido Improta, già sottosegretario alle infrastrutture nel governo Monti.